L'altra notte sono entrati i fascisti dentro l'ostello, hanno spaccato cose, hanno spaccato la chitarra, hanno rubato un'altra chitarra più bella, hanno rubato qualche soldo, soprattutto hanno buttato all'aria, hanno spaccato i vetri, hanno preso un libro dei partigiani e l'ampi e l'hanno bruciato, hanno sporcato con colori neri e rossi il poster delle partigiane, hanno preso una bandana Notav, l'hanno tagliata e bruciata con tempo, con attenzione, hanno tagliuzzato il giornale Saradura. E si pensano forse di arrestare la schiera di innumerevoli combattenti della libertà con il terrore? Si sbagliano. Ma non credo che essi si facciano queste illusioni. Essi sanno certamente di non poter arrestare il corso normale degli avvenimenti. Ma agiscono con il terrore, per prolungare il più possibile il momento della resa dei conti. Eusebio Giambone, Franco, linotipista, 40 anni, militante del Partito Comunista Italiano. Fucilato il 5 aprile 1944 a Torino, al poligono nazionale del Martinetto. Una mattina della ciao, mi sono alzato. Seppellire sul montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire. Credo che sia assolutamente giusto che chi è padrone di questo ostello, cioè il comune, dica qualcosa. Chi entra in questo ostello, la prima cosa che vede scritta sulla porta, la cosa più pericolosa che ci sia scritta lì fuori e che in questo posto si legge. Chi gestisce questo ostello ha una biblioteca comunque fornita e ha la possibilità, per chi vuol conoscere qualcosa di questo movimento Notav, di leggere, no? di approfondire, di sentire la versione del territorio e di chi appartiene a questo movimento, così come a modo di scoprire, di sapere che cosa è stata anche la resistenza nelle nostre valli. Stefano Benni. Ma non ci perdemmo d'animo, e anche se il vento ci soffia contro, abbiamo sempre mangiato pane e tempesta, e passeremo anche questa. Sarebbe bello poter dimenticare il passato per dare una svolta al futuro. Non siamo ancora a questo punto. Incrocio troppi sguardi di adolescenti superficiali. Qualcuno, magari a Chiomonte, con già un'arma in mano, senza saperne il motivo. Qualcun altro, con parole di odio prepotente e ignoranti semplificazioni. Per questo andrò in piazza Conte Rosso. Trovo spiacevole appunto che la mia figura venga accostata a questi gesti, a maggior ragione perché faccio parte dell'AMPI, sono tesserato AMPI da quando ho 18 anni, visto che mio nonno è partigiano. Tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. Voglio mettere una nota di allegria su un fatto che mi è successo domenica mattina. Andavo su con il mio pick-up, con mia sorella, e ovviamente un pick-up coperto doveva essere fermato. Ero il più piccolo di 5 fratelli e sorelle. Mia madre ha faticato a tirarci su. Mio padre è morto quando io avevo un anno. Sono entrata a lavorare alla Monce di Condove. Non avevo neppure 14 anni. Non arrivavo al tornio. Sotto i piedi dovevo mettere lo scagnot per arrivare al bancone. Facciamo Giordano Beda che la stanno. O la guerra di Piero. Che ciante, ciando caveu, ciando bema mio, che da guerre iu.
partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano. Nello zaino c'è il caschetto, gli occhiali nel fazzoletto, quattro fette di limone, del formaggio e del salame, un coltello multiuso, cioccolato mezzo fuso, acqua, birra e dei cerotti, dei biscotti tutti rotti e dei filtri di ricambio per la maschera di gas.